siamo qua con Federico Cattadia, che ha scritto Perché i vulcani si svegliano. Esatto, Perché i vulcani si svegliano, che è un libro di questa collana che si chiama Teste Toste. Parliamo di scienza ai più piccoli. E io faccio le domande, però poi ci sono gli scienziati che danno le risposte, quindi la mia è la parte più facile, giusto? Sì. Cioè, tu durante un'interrogazione tu preferisci dare le risposte o preferiresti fare le domande? Le domande. Certo, quindi per me è uguale. Se io ho fatto un libro, però sono io che interrogo, loro danno le risposte, io le riscrivo, quindi mi sono scelto la parte più facile. Partiamo con l'intervista. E quindi mi fate delle domande? Sì. Com'è nata l'idea di Teste Toste? Aspetta che prendo anche io il microfono. Allora, di Teste Toste è nata perché mi piaceva l'idea di mettere insieme gente molto sapiente, gente molto colta, e volevo rubare il loro sapere e vedere se erano anche in grado di trasformare questo sapere in un linguaggio per ragazzi più giovani, per bambini. E così teste, perché sono delle teste nel senso bello del termine, toste perché sono toste nel senso... Testardi. Sì, testardi, ma sveglie, sai quando ti dico sei toste vuol dire che sei... Bravo, esatto, quindi teste toste nel senso di teste brave. A chi sta? Da chi è partita l'idea di scrivere questo libro? No, l'idea è partita da me, proprio ho detto quali sono gli argomenti di cui mi piacerebbe parlare. Loro hanno messo insieme un po' di argomenti, tipo l'evoluzione, la matematica, la geologia, l'astronomia, e poi ho cercato quelle che erano persone insomma in grado di rispondere a queste domande, quindi l'idea è mia. Ti sto annoiando? No. Perché ritieni importante spiegare ai ragazzi e alla gente in generale i vulcani, come si comportano i vulcani? Ma i vulcani e tutta quella che è la Terra, no? Nel senso che tutti ci dicono che la Terra va rispettata, che la Terra va amata. Tu ami e rispetti una persona se la conosci principalmente, e quindi l'idea è proprio quella di capire perché la Terra è una cosa viva e perché un terremoto ci mette paura, perché uno tsunami ci mette paura, perché un vulcano ci mette paura, che però alla fine sono segnali di vitalità, no? Cioè, i tuoi brufoli sono pericolosi? Spero di no. No, però sono segno di una persona viva, di cambiamento, sì. Di una persona viva, uguale, no? Non è che possiamo cancellare i brufoli o che la soluzione è non avere i brufoli. Se però li conosciamo, sappiamo un po' come nasconderli, come prevederli, come comportarci in caso di un brufolo. È più o meno lo stesso. Ho fatto un esempio stupido? No. Funziona, vero? Non ci avevo mai pensato che in effetti il brufolo è un piccolo vulcano della nostra pelle. Avevi già collaborato con Mario Tozzi? Guarda, ci eravamo già conosciuti perché avevamo fatto, forse quando io facevo televisione, facevo Screensaver, era uno delle persone, ci aveva raccontato il Tevere, quindi avevamo con lui camminato lungo il fiume, ci aveva raccontato tutti i segreti di questo corso d'acqua. Uno che mi piace molto perché è competente, sa comunicare, non ha paura di dire le cose come sono, quindi è una bella testa tosta e risponde soprattutto a tutte le domande, perché il gioco è anche riuscire a trovare almeno una domanda a cui non sappia rispondere. L'ho cercato di metterlo in crisi chiedendogli dai parlami della criptonite, ma mi ha detto che non esiste, quindi è finita lì la mia provocazione. Dai, falla tu adesso una domanda che sicuramente ti sei scritta prima di venire qua. Esatto. E collaborerai ancora con lui in futuro? Ma chi lo sa, nel senso adesso sto cercando altri scienziati con cui fare lo stesso libro. Adesso ne preparerò uno sul clima insieme a Luca Mercalli, che è un famoso meteorologo qui piemontese, e si parlerà di clima e cambiamento climatico. E quindi insomma, da cosa nasce cosa, chissà. C'è tipo una cosa che lui fa, rompe i sassi, Mario Tozzi poi li lecca. Eh sì, perché dice che è il modo migliore per conoscere la Terra. Tu lo faresti? Credo di no. Fa un po' schifo? Pochino. Tu l'hai mai fatto? Hai mai preso un sasso e l'hai leccato? Sinceramente no. Perché? Non mi è mai venuto in mente. Ecco, vedi, adesso sai cosa puoi fare con un sasso. Il lavoro che svolgi attualmente è quello che sognavi da piccolo, da bambino? Sai che mi sono chiesto un sacco di volte cosa sognavo da bambino, cioè cosa avrei voluto fare da grande, e non ho mai trovato la risposta. Cioè, avrei voluto, cioè il sogno forse avrei voluto fare il giocatore di basket, però ero scarso e quindi ho dovuto un po' riciclarmi, e questa cosa del comunicare per i più piccoli, trasmettere anche dei contenuti, però farlo anche in maniera divertente, mi piace. Quindi forse non era il mio sogno, però mi piace che lo sia diventato. Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Ecco, anche questa è una cosa a cui non so rispondere, cioè mi piace molto quello che faccio, quindi forse il sogno che ho nel cassetto è continuare a non annoiarmi sul lavoro. Ho sempre avuto modo di farlo, ho sempre avuto la fortuna di fare cose belle, cose anche divertenti, cose che mi facessero anche sorridere. Quindi il piccolo sogno nel cassetto già aperto è quello di continuare su questa strada. Voi avete sogni nel cassetto? Cosa vorresti fare tu da grande, per esempio? Non lo so, non ho idea. Quello che si prospetterà farò, cioè la prima occasione prendo e... Ah, magari è più bella la seconda, però non ti devi accontentare della prima. Se sarà più bella la seconda, mollerò la prima per andare alla seconda. Okay, quindi non ti accontenti però, no. Cioè deve essere una cosa che comunque con la quale sei in sintonia. Sì, sì. Tu hai un sogno nel cassetto? Sì, giocare a calcio da grande. Ma gratis o ti faresti anche pagare? Anche gratis. Anche gratis? Ah sì, ma sei forte? Boh, spero. Ma giochi già? Sì. Ok, cioè ci sono prospettive. Se ti va male col calcio, come non ti auguro che sia, ma può succedere? Boh. Perché so che lei la prima possibilità poi la lascerà libera, perché prenderà la seconda, quindi magari ti puoi, capito? Tu stai vicino. Sarà la stessa idea. Esatto, ok. Grazie, dobbiamo fare altro? Perfetto, è stata una bellissima intervista. E Sara? No. Sara e Emanuele da Fuorilegge è tutto. Io ero Federico Taddia. Ce l'ha fatta.